Buongiorno a tutti, ci sto prendendo gusto, ci sto prendendo gusto perché io voglio semplicemente dimostrare una cosa, che se uno non gioca attentamente rischia di perdere anche da un giocatore scarso come il sottoscritto. Ed è vero, perché io non sono per niente un bravo giocatore, vorrei fare qualche partita con amici, però nessuno gioca a scacchi, quindi gioco online. E si trovano di tutti i tipi di giocatori, bravi, meno bravi. Sì, il punteggio che si vede, io gioco spesso su chess.com, è relativo, perché a volte vedo dei punteggi mostruosi che fanno degli errori pazzeschi. Chi lo sa, magari prima baravano, poi il giorno lì no. Boh! Comunque niente, volevo farvi vedere una partita che ho fatto l'altro giorno, che stranamente ho vinto, ma stranamente. Non vi faccio vedere tutte quelle che ho perso perché sarebbe autolesionismo. Vi faccio vedere questa partita per farvi capire che anche l'avversario, se è più bravo e non è attento, rischia di perdere con giocatori medio scarsi come è stato scritto. Cominciamo? Ecco, caso strano, anche stavolta qua con i neri. Gioco meglio con i neri, che con le aperture evidentemente sono scarsissimo, chi lo sa. Comunque, incominciamo. Allora, apertura che solitamente dà fastidio. E devo ammetterlo, non è che ci sono tantissimo preparato, però io sono abituato che quando per caso mi fanno D4 io ci metto il cavallo tranquillamente in F6 e faccio due o tre mosse automatiche, anche senza vedere cos'è che combina l'avversario, o quasi, e lì sbaglio sicuramente. Non so come si chiama come tipo di apertura, non so quale variante, comunque lui mi piazza il cavallo lì e io porto avanti il pedone in D6. Sempre fa parte di quelle quattro mosse che conosco. E solitamente non è che mi abbiano mai causato dei disastri mostruosi, no. Intanto comunque apro la strada all'alfiere in campo chiaro. Lui cosa fa? Conquista il centro con l'altro pedone, col pedone in E4, e io mi porto il cavallo. E poi vedrete, sono le solite mosse. Lui cosa fa a quel punto lì? Mette il cavallo in... scusate, devo sempre guardare in F3, non so, me li ricordo a memoria, e io glielo blocco con l'alfiere, faccio solitamente queste mosse qua prima di poi avanzare il pedone in E5. Lui si para mettendo l'alfiere ed eccolo qua, le mie mosse standard sono finite come apertura o contro apertura. Comunque lui mi porta avanti il pedone, direi in maniera intelligente, penso. Sono tutte opinioni di un di uno scarsissimo, di un semiprincipiante. Io, siccome non sono comunque fesso, o perlomeno non sono fesso a 24 ore al giorno, tolgo il cavallo e vado praticamente a portarlo protetto dal pedone a contrastare sia l'alfiere che è messo in E2 che il cavallo che invece è in F3. Lui a quel punto mi mangia col cavallo. Io gli faccio, diciamo, scacco alla regina e lui mi mangia con il cavallo. E qua sono stato veramente fesso perché ho sbagliato. Dovevo mangiarlo col pedone, se no alla fin fine ho perso un pezzo. Cosa mi è rimasto? Ho perso praticamente un alfiere. Allora, avanzo invece l'alfiere in campo scuro per far arroccare il re, fargli l'arrocco corto. Lui arrocca anche lui e io, per non essere di meno, vado avanti. A questo punto, già con un pezzo in meno, quello avrà detto: sto qua è un povero pirla. E non è che ha sbagliato lì molto. Però, cosa succede allora? Porta avanti il pedone in D4. Io da ignorante non mi viene da chiedere perché, ma perché sono ignorante. Io cerco di muovere il cavallo da farmelo coprire dal pedone, quello in E5. Quindi lo muovo. Lui fa, anche qua sinceramente non ho capito perché, con il cavallo, perlomeno attaccare da soli ho capito che non è mai una cosa intelligente farla con un solo pezzo. Io comunque tanto gli vado a rompere un po' le scatole con mia, ragazzo, smamma, e lui ritorna via. Quindi alla fine ha mosso il cavallo inutilmente, porto avanti l'altro pedone, non so dirvi perché ma tanto per fare qualcosa. Lui allora si mette non tanto con l'altro cavallo a dare fastidio al mio pedone, ma quanto con l'alfiere in campo scuro
a mettere praticamente, no, che cavolo dico, no, con la regina, scoprendo la regina che si vuol pappare appunto il cavallo. Vedete come sono fesso, non mi ricordo nemmeno, anche la memoria, oh mio Dio, l'Alzheimer. Lo muovo, lo faccio proteggere dal mio pedoncino. Lui mi mangia con l'alfiere, ma lì ci stava. E io ovviamente, che non sono da meno, glielo ripappo. Situazione invariata? Beh no, oddio, ho liberato il pedone che era in E4. Comunque, lui mi porta lì la regina e dice, mi pappo adesso il pedone. Io, probabilmente da fesso, ho dato l'impressione, voglio coprire il pedone, ma tanto fesso non è che lo sono, perché la mia idea non era quella di beccarmi il cavallo per poi attentare alla torre, anche se sono cose che solitamente ci provo, ma insomma non ci riesco mai. Lui cosa fa? Guardate che fesso, è andato a voler mangiare, diciamo, col cavallo sempre il pedone. Bene, a me non mi è sembrato vero. Tac, e ho mangiato la torre. Qui ci è rimasto un pochettino male e ha tentennato per un po' di tempo. Comunque, me l'ha ovviamente, si è vendicato, e io ho portato la regina nella stessa posizione dove era l'alfiere. Io non so perché non l'ha capita, era troppo sicuro che rompirla, perché cosa ha fatto lui? Cioè, ha mangiato il pedone. E io allora a quel punto lì, visto che il suo re era anche bello che bloccato dalla sua bella riga di pedoni sulla riga 2, tacchite, e gli ho pappato l'altra torre. Lui a questo punto non ha potuto fare altro che, qua era scaccomatto in due mosse in pratica, nient'altro che tacchite, mettere la regina, e io rimangiando gli ho arrivato scaccomatto. Questo cosa significa, che so giocare io? No, ho avuto quell'intuizione di mettere in diagonale l'alfiere, però solitamente i bravi giocatori lo riconoscono. Questo era un giocatore italiano, ovviamente non dico il nome né niente perché non mi sembra una cosa bella. Se gioco in maniera straordinaria magari posso anche indicare la persona che ha perso, ma per un errore suo assolutamente no. Quindi mi raccomando, siate sempre concentrati, sempre, perché, e magari cercate di dare anche l'impressione di essere un po' più pirla di quello che siete, perché magari può capitare questo, l'avversario dice, ah, questo qua, guarda, il punteggio è basso, guarda che mosse che fa, vuole coprire il pedone, ma con l'alfiere, ma è tonto, senza vedere che quell'alfiere l'avevo messo lì con la speranza prima di mangiargli il cavallo e poi la torre, o meglio, la speranza di mangiargli il cavallo, perché poi avrebbe mosso la torre. Invece lui addirittura il cavallo l'ha tolto, ma ha fatto mangiare la torre. Primo grave errore. Secondo grave errore, quello di aver voluto prendere quell'inutile, insignificante pedone, senza vedere che gli davo scacco in due mosse. Tutto qua. Mi raccomando, signori miei, sempre attenti, ok? Questo per non perdere contro giocatori scarsi come sottoscritto. Ciao, buona giornata!